Mi è capitata una vicenda questa settimana molto amara e ve ne voglio parlare perché in un'altra... Per me è stato molto doloroso, però alla fine è una piccola conferma anche della coerenza con cui abbiamo provato a muoverci, perché se c'è una cosa che a me non mi fa dormire, è l'idea di poter deludere voi tutti, 60.000 aderenti, la gente che si fa un marcio per tutte le strade, la gente che ci crede e che tenta di convincere con la difficoltà con cui siamo ripresi gli altri a votarci. E io la mattina e la notte, quando giro, dico, se faccio una mezza cazzata e una schizzo di banco attraverso di me arriva sulla testa di tutti, come diavolo faccio per votare? Allora è capitato un guaio questa settimana. A Palermo io avevo candidato capolista e l'avevo chiesto io questa volta. Io volevo un imprenditore che fosse la testimonianza della lotta contro il pizzo, contro la mafia. E l'avevo cercato con il Lanternino. L'avevo parlato con il Vallopello e Antonello Montante, che sono i due protagonisti in questi ultimi anni della svolta che in Confindustria c'è stata contro la mafia e le criminalità organizzate. Ne ho parlato con Vincenzo Boccia, che è un buon amico, il presidente della piccola industria di Confindustria a livello nazionale. E alla fine avevamo convinto Giosa di Trapani, presidente della piccola industria di Palermo, da più di 15 anni impegnato pubblicamente, in maniera totalmente coerente, trasparente, impossibile per chiunque avere dubbi, sul fronte della lotta al pizzo della mafia, insieme alle due più grandi e più note associazioni della società civile che combattono per questo, Dio Pizzo e Libera Futura, che non è Italia Futura. 15 anni di impegno intransigente, di costituzione di parti civili in processi, di denuncia delle infiltrazioni mafiose in cantieri, in parti di Palermo delicate come Brancaccio, Terrasini e così via. Non avevo nessun dubbio, una barriera, esattamente quella di cui c'è bisogno in Sicilia. Qualche giorno fa, la mattina, leggo sul Fatto, Giannino chiacchiera, ma candida un imprenditore che ha avuto una condanna a un anno e 8 mesi per favoreggiamento del figlio di Ciacino, Giosa Patti di Trapani. E a quel punto passo un po' di ore un po' complicate, perché lui non risponde al telefono, conosco il suo avvocato, lo chiamo, è in udienza, non può rispondere al telefono e non so che cosa fare. E penso quello che ogni aderente, militante, raccoglitore di firme, sta pensando con le ore. E mi dico, eccolo qua, guarda. Eccolo qua. Testa di cazzo, non so. Alla fine lo acchiappo e gli dico, Giosuè, senti, vediamo dunque, com'è sta storia? E lui lacrime mi dice, è vero, a 22 anni nel 1984 io ero compagno di ex compagno di classe del figlio di Ciancimino, quando l'impresa di mio padre, la Banca di Roma, chiede il rientro dei figli, l'impresa sta fallendo, io chiedo una mano al figlio, a Massimo, figlio di Ciancimino, che mi dà due libretti al portatore per 25 milioni di lire, 12.000 euro di oggi. Io senza dirlo a mio padre li metto a garanzia e per qualche settimana siamo andati avanti. Non potevo sapere all'epoca che quei libretti al portatore erano la maniera della famiglia Ciacino per fare il riciclaggio, per coprire i soldi che prendevano dalle tangenti. E quindi, 8 anni dopo, nel 1992, vengo condannato a 1 anno e 8 mesi per favoreggiamento del riciclaggio. Dopodiché, nel 1994, in appello, vengo prosciolto per prescrizione. Da allora la mia vita come imprenditore parla chiaro ed è la vita di uno che non conosce dubbi nella lotta alla mafia. Però è vero, è vero che avevo. E io gli dico, Giosuè, ma tu perché non me l'hai detto prima? Perché non me l'hai detto prima? Se me lo dicevi prima, ha maggior ragione di diventare una bandiera che viene redento da una vita intera di lotta alla mafia, a maggior ragione sapendolo
che avrei indicato esattamente come l'esempio da seguire. Però c'è un piccolo problema, cioè. Tu a me per non ricandidarti non l'hai detto. E quindi mi dispiace, con la morte nel cuore ti dico, noi la volta avanti la faremo insieme, con le nostre reti e te. Ma io a te non ti cambi. E lui ha detto, hai ragione. E ho scritto al fatto dicendo, io vi ringrazio per aver fatto, perché se vogliamo cambiare la politica, non mi metto a dire, ah ma come, no, non avete scritto che in appello è stato prescritto, ma c'è una vita intera, perché c'è una vita intera, ma io vi ringrazio per avermelo segnalato, perché io, gente così, non posso più candidarla. Perché vi parlo di questo? Perché è attraverso la coerenza dolorosa, perché mi è costato nei confronti di Josafat, non lo sapeva neanche la moglie. Mi è costato comportarmi così, però io penso che ci si debba comportare così. Gli altri continuano a mettere gli indagati e condannati, ma se noi vogliamo cambiare l'Italia, anche di fronte al semplice fatto che uno non te lo ha detto ed è comunque presidente sotto gli occhi di tutti di una roba antimafia, tu devi dire no grazie, perché se non si comincia a essere coerenti tra il dire e il fare su queste cose, non si può pretendere dagli altri.